Solvay, la chimica sostenibile, è in grado di rispondere alle principali sfide della società. 153 anni di storia e non sentirli. Ogni giorno rimanendo fedeli alle convinzioni del suo fondatore, il belga Ernst Solvay. La chimica come opportunità, un abbattimento di una frontiera anche ideologica che aveva dato a questo settore un'impronta troppo vecchia, troppo arcaica. La chimica è un'opportunità, il motto di Solvay è chiedere di più alla chimica. Noi siamo veramente convinti che possiamo dare delle risposte a quelle che sono le sfide che l'umanità oggi deve affrontare. Pensiamo per esempio al discorso della mobilità sostenibile. Sappiamo bene che l'Unione Europea garantisce sempre degli standard e chiede degli standard superiori all'industria. Ecco, come chimica, come Solvay, noi mettiamo a disposizione dell'industria automobilistica materiali che permettono di abbassare i consumi delle autovetture e di ridurre l'inquinamento delle autovetture stesse. Partiamo da una visione romantica, dal concetto appunto di industria sociale di Rosignano a una straordinaria scommessa vinta, quella dell'aereo. Allora, Solvay in Italia è nata a Rosignano, che peraltro si chiama Rosignano Solvay, ormai oltre 100 anni fa, e intorno alla fabbrica è nato un villaggio con ospedale, scuole, teatro, quindi un modello di collaborazione con il territorio, un modello che chiaramente è cambiato perché il mondo è cambiato, ma nel contempo credo che sia veramente importante mantenere lo spirito del nostro fondatore. Quindi un rapporto sempre aperto alla collaborazione con il territorio, ma un rapporto anche che stimola l'innovazione nel territorio stesso. Ecco, in merito all'innovazione, Solvay è stata partner, è partner di un grande simbolo che è quello dell'aereo solare, il Solar Impulse. A Solar Impulse è la realizzazione di un sogno, il sogno di uno scienziato, un grande sognatore, e quindi ha messo a punto questa macchina che è riuscita a fare il giro del mondo senza far ricorso altro che all'energia solare. E questo è un grande simbolo della sostenibilità, è un grande simbolo di come l'innovazione può essere la fonte per un futuro migliore per l'umanità. Siamo nello stabilimento di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria. Vogliamo dare due informazioni su questa struttura. Allora, il polo chimico di Spinetta Marengo è un polo chimico estremamente importante perché, ho detto, produciamo polimeri speciali che servono in tanti ambienti industriali, dall'elettronica all'automobile, solamente per citarne alcuni. Dal punto di vista dei numeri, lavorano all'interno del polo chimico circa 1000 persone, oltre 600 sono le persone Solvay e poi ci sono altre aziende coinsediate e le ditte che collaborano con noi. Quindi un impatto importante anche da un punto di vista occupazionale sul territorio, ma dicevo anche un impatto importante in termini di relazione con il territorio stesso. Noi collaboriamo molto con le scuole, con le università del territorio per tutta una serie di progetti che vanno dall'alternanza scuola-lavoro a progetti di ricerca, a progetti anche per gestire meglio tutto quello che è l'eredità ambientale del sito. Quindi tante dimensioni tutte insieme che fanno una grande relazione fra lo stabilimento e il territorio. Vogliamo dare due numeri per quanto riguarda questa struttura importantissima per il gruppo? Sì, lo stabilimento di Spinetta Marengo della Solvay occupa oggi 610 dipendenti. 110 di loro sono laureati, arrivano dalle principali università italiane, tra cui anche quella di Torino, e circa 450 sono le persone occupate che hanno un background tecnico in formazione di scuole professionali. La nostra fabbrica è una fabbrica giovane, l'età media è 39 anni e questo è stato il risultato di un'azione di cambiamento dell'anagrafica del nostro stabilimento che abbiamo messo in atto negli ultimi 10 anni, investendo sempre su giovani diplomati e laureati. Negli ultimi 10 anni abbiamo assunto in
in questo cambiamento generazionale oltre 200 giovani, e molti di questi arrivano grazie ad una profonda e seria collaborazione con le università e con le scuole tecniche del territorio.